buffa, rivolte arabe e dintorni. Chiamiamo immediatamente Dimitri, vediamo se ci risponde immediatamente. Sono molte le cose di cui parlare con Dimitri perché molti sono stati gli avvenimenti legati. Eccomi. Ecco, ciao Dimitri, aspettiamo il tuo video per mandarti in onda. Aspettiamo il tuo video. Eccomi, non vedi? Oh, perfetto, ti vedo perfettamente. Ok, ecco, volevamo Purtroppo ringraziare. oggi tocca cominciare dai 100 morti che potrebbero essere 1000 Esatto. in realtà nella In repressione Siria. crudele di Assad, ha mandato i carri armati a sparare a cannonate. Io a questo punto mi pongo il problema, siccome c'è stata pure una risoluzione bipartisan approvata dal Parlamento italiano su iniziativa dell'unica persona che prende queste iniziative in Italia, cioè Fiamma Nirenstein, mi domando se l'intervento ONU e l'intervento NATO non vada dirottato dalla Libia alla Siria, perché tutto quello che abbiamo visto in Libia Dimitri, da questa settimana, dovresti metterti cioè vicino al monitor. praticamente questa esecuzione sommaria della vice di Gheddafi. Sto vicino al modem. Ah, ok, no, allora Pronto? evidentemente sì, adesso ti sentiamo bene, perché c'è stato un Visto momento. come sta finendo praticamente in farsa la tragedia libica, se qui bisogna andare a colpire qualcuno, dobbiamo colpire questo Assad, altro che cioè, ci sta facendo vedere delle cose paragonabili solo a quelle che in famiglia abbiamo visto col padre, se per questo, però 20.000 morti, se ricordo bene, no? Quando fu. Il lo so, e qui forse ne avranno fatti già 3-4 mila da quando ha iniziato a problema è che massacrare. nessuno ne parla. Se non fosse per internet, per YouTube, per i video No, è messi. una cosa, sembra normale, mentre teniamo tutta la zona mediterranea nel totale casino. Infatti oggi rivolte arabe e dintorni dovrebbe avere l'onestà intellettuale di dire che praticamente in questa settimana noi stiamo vedendo la possibilità che tutte le rivolte arabe finiscano male, perché la Tunisia ha decretato lo stato di emergenza sine die. E secondo me, se continua così, potrebbe essere pure difficile che il 23 ottobre riescano a farli votare. In Egitto abbiamo visto che praticamente siamo sull'orlo di una guerra civile tra i partiti laici e quelli islamisti, cosa che comunque anche in Tunisia è borderline così. E in Libia abbiamo assistito a questo episodio, francamente inspiegabile, o meglio, spiegabilissimo, però. Francamente, come noi non siamo riusciti a capirlo prima con tutti i servizi intelligence, fatto salvo quello italiano dove si viene praticamente assunti per raccomandazione di Bisignani, come è capitato pure al capo del SISMI a quanto pare, ma tutti gli altri comunque non sono stati meglio nel capire come questa cosa sta evolvendo. In pratica questi ribelli sono pure loro degli islamisti. Questa persona che è stata giustiziata non si capisce bene che fico fosse, se faceva il doppio gioco con Gheddafi, se l'hanno ammazzato perché temevano che in qualche maniera avrebbe morso il freno a un'evoluzione di tipo fondamentalista della transizione di questi ribelli al potere, che poi chissà se ci sarà. E poi abbiamo la situazione tra Libano e Siria, dove in Siria c'è proprio una catastrofe. In Libano c'è stata una sorta di golpe istituzionalizzato, perché dopo che hanno dato pure i servizi di sicurezza agli Hezbollah, ormai istituzione in mano a Cristiano Maroniti, Drusi o altre componenti che non siano quella estremista islamica, in pratica non ce n'è. Mi sembra che loro potrebbero avere tutti quanti i giovani delle rivolte arabe e dintorni, più di un motivo per prendersela con l'Occidente per quello che è successo. Perché ci siete sempre? Sto parlando solo, Sì, no? no, 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 ci sei, Dimitri, si vede benissimo, dai. Ah, vabbè, perché c'è la percezione che non li abbiamo presi sul serio, che non abbiamo fatto le cose giuste, che ci siamo subito buttati il pesce lì dove c'era il petrolio, come in Libia, in questo caso è stato Sarkozy, e comunque
Anche l'uscita che ha avuto sul Corriere della Sera l'altro giorno, l'altro ieri, Berlusconi dicendo che ora si sente minacciato da Gheddafi, che Sì, dice che questa cosa ti volevo chiedere proprio questo, secondo te quanto è credibile un'affermazione del genere? beh, sempre fatta la tara al personaggio che ormai come credibilità sarebbe il grado zero della credibilità, per parafrasare Roland Barthes, però io in realtà temo che questa sia una circostanza vera, che poi viene usata in una certa maniera, perché poi tutto viene usato a fini più o meno elettorali o propagandistici. Però credo che si sia creato un grande pasticcio diplomatico, e certo se poi prevale Gheddafi o se finisce 0-0 o 1-1 e ognuno se ne sta al suo cantuccio e questa situazione avanti per decenni, e tra poco comunque noi per motivi economici saremo comunque costretti ad abbandonare tutti questi fronti, perché tutti questi fronti, Afghanistan, Iraq, la Libia, sono dei misguided, sono delle cose che non servono veramente più a niente. Perché intanto, non so, mettiamo, in Afghanistan abbiamo consegnato un paese a una famiglia di trafficanti di oppio. Non cambia un cavolo perché era così pure prima. Però una volta che sappiamo questo, nemmeno avere quel colpo d'ala di dire allora l'ONU acquista legalmente tutto il raccolto d'oppio dell'Afghanistan dei prossimi 10 anni. Vogliamo farla questa cosa? Come no? Senti, E naturalmente questo qua ti direbbe sì, buonanotte, perché ovviamente l'ONU vorrebbe acquistare a prezzi di legalizzazione e di messa in vendita nel coso farmaceutico, e mentre lui sta molto comodo vendere alla mafia ai prezzi che paga la mafia. Quindi qui si sta creando un dialogo tra sordi. Allora, c'è Questo una domanda dalla chat, Dimitri. è. E americano che ci segue sempre con attenzione, allora fa prima riferimento a varie agenzie. Ieri la Press AP annunciava: gli aerei della NATO hanno bombardato i trasmettitori della televisione satellitare libica. Poi, Alla buon'ora per citare festa tra i Pannella. radicali. Walter Vecelio, anche poco fa con Pannella, ha commentato: tardi, ma forse l'hanno capito. Poco dopo Lanza: bombe NATO contro la televisione di Stato libica. Tre giornalisti uccisi e altri 15 dipendenti feriti. La TV continua a trasmettere. La domanda è questa: cosa pensi della gioia di Vecellio e Pannella? Beh, fatte salve le vite dei giornalisti che sono pure costretti lì a lavorare per quello lì. La distruzione di un sistema di propaganda dell'odio, che non ne si venga a parlare di libera circolazione delle idee o di articolo 21 della Costituzione, perché se no allora pure Anders Behring Breivik, allora c'ha ragione Borghezio, sono idee condivisibili, o se non lo sono ha diritto di pensarle, e magari affitta una televisione che ha i soldi e le propaganda, e poi facciamo come Radio Roma che diceva impugnate tutti il machete alle 7 del pomeriggio e dirigetevi là a ammazzare i cosi, gli ussi. No, facciamo bene attenzione. Tutto sommato, se invece di ammazzare tanta gente non serve a niente, creare questa situazione ambigua e di fare ridere tutto il mondo, perché l'Occidente in questo momento è lo zimbello del mondo, gli Stati Uniti d'America fanno ridere tutto il mondo anche con la loro maniera di non trovare nemmeno un accordo per pagare gli stipendi e i costi statali. L'Inghilterra fa ridere tutto il mondo perché il nuovo consigliere di Cameron, quello con cui ha sostituito quello là che hanno messo precisamente in galera per lo scandalo di News of the World, questo nuovo di cui ignoro il nome ma è inutile farlo passare alla storia, ha suggerito a Cameron per un nuovo welfare, visto che l'Inghilterra cresce come l'Italia, cioè 0,2%, di tagliare la maternità, di chiuderla con i movimenti dei consumatori, non è scritto ai consumatori di fare class action, e per giunta di rimuovere pure le cose degli uffici di collocamento. Questa forse sarebbe l'unica cosa condivisibile. Quindi loro stanno messi in questa ottica, credono che per rilanciare i consumi bisogna togliere la maternità alle madri inglesi. Allora, stiamo facendo ridere tutto il mondo, e a fronte di questo, l'unica cosa che era da fare, per rispondere a quella domanda, era proprio di bombardare di idee la Libia, forse anche di bombardare la loro TV di Stato, come hanno fatto. Capisco
non so, adesso l'ho sentito, mi pare che esultasse tanto, hanno esultato nel senso di dire meno male che ha fatto una cosa buona ogni tanto. Poi certo i tre giornalisti morti, ripeto, provo per loro cordoglio, perché sicuramente non sono dei boia del regime, anzi probabilmente, beh, magari sono dei burocrati del regime. C'è Più o meno un'altra come può, domanda, Dimitri, più o meno come funziona l'Italia. c'è un'altra domanda da parte di Dom che chiede: la primavera araba è quindi già un inverno? Cosa salvare di queste rivolte? Guarda, non cominciamo a metterla così perché mi domanda un po', con tutto rispetto alla Gigi Marzullo, cosa salvare? Nella rivolta va salvata lo spirito della rivolta. Non siamo all'inverno, siamo all'estate. E l'estate, se nella primavera non si è, diciamo, seminato in maniera giusta, è raccolto e rischia di essere brucia, anche perché poi sono state pure parecchie piogge, se vogliamo rimanere nella metafora. Però che noi dobbiamo già storicizzare una cosa che è durata un anno e che sicuramente avrà uno strascico di cronaca per i prossimi 10 anni, mi sembra sbagliato. Noi non vediamo l'ora di creare delle tombe in cui c'è una lapide dove c'è sta scritto qui giace la rivolta araba. Mettiamo Tunisina, mettiamo Libica, era stata tanto bella, ma è finita. Siamo dei necrofili, come dice Pannella, siamo diventati un popolo o addirittura un continente di necrofili, di persone che mangiano la loro storia, il loro passato e se la mangiano ancora prima di averla un po' capita, forse addirittura di averla vissuta. Ma Siamo c'è dei. l'americano che fa una riflessione, però io te la faccio, te la leggo questa riflessione, scrive: non credo siano rivolte popolari, io mi chiedo cosa sono quelle migliaia e decine di migliaia di persone nelle piazze, vabbè, non credo siano rivolte popolari, ma colpi di Stato veri e propri. Da quelle parti aveva cominciato Nasser e poi Khomeini. Come Non è la commenti stessa. questa considerazione? Beh, è un dubbio che uno può avere, però mi sembra che in questo caso l'osservazione non sua, ma l'osservazione degli eventi in genere, porta altre considerazioni, perché in Tunisia è stata sicuramente una rivolta popolare e anche in Egitto. In Libia probabilmente è stato qualcosa di simile a un colpo di Stato fomentato dalle varie tribù contro Gheddafi. E naturalmente lì poi si è innestata veramente una visione neocoloniale di Sarkozy che ci ha creato tutto questo grande casino. Poi è arrivato pure Obama che tanto quando c'è sta un casino lui si butta in mezzo perché è una persona, come si dice, molto di compagnia, molto socievole. Poi si è buttato pure Berlusconi che tanto siccome è arci italiano non ha voluto nemmeno smentire il fatto che noi non riusciamo ad avere un alleato che dura più di un'ora e iniziamo una guerra con uno e la concludiamo alleare con l'altro. Abbiamo dato il peggio di noi con la Libia. Per tutto quello che quella siriana è sicuramente una rivolta popolare e per giunta repressa nel sangue. E che cavolo di colpo di Stato è? E quello è un colpo di sole, visto che poi il nome del paese è Ashams, vuol dire proprio sole, se vogliamo Sole. fare. Sì, Cosa per. pensi dovrebbe fare l'Occidente con riferimento alla Siria? A questo punto intervenire, a questo punto intervenire proprio militarmente per difendere la popolazione, ma lì per difenderla per davvero, cioè, lì veramente andrebbero mandati i caschi blu, ci vorrebbe una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, vera, seria, in cui prendono la maggior parte della responsabilità proprio Cina e gli Stati Uniti che hanno garantito su questi regimi canaglia per i loro interessi e per i loro anche interessi geopolitici. E ci mandino caschi blu cinesi e russi. E non è possibile che il lavoro sporco e la spesa debba ricadere sempre sull'Europa e l'America. Questi siedono nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Hanno degli interessi pure loro, perché poi quando si trovano a mal partito con gli islamici non mi pare che loro facciano, usino metodi, come si può dire, molto democratici e comprensivi e multiculturali. I russi hanno ammazzato tanti nel Caucaso, no? Cominciare dai ceceni. I cinesi o gli uiguri non ne parliamo. Allora, se si crea un problema con un paese che loro poi hanno anche pompato economicamente, pure in chiave anti-israeliana e anti-occidentale, e di cui adesso hanno perso il controllo, si rendono conto che da lì si può provare un casino e potrebbe colpire pure i loro interessi. E beh, allora guarda, perché non ci mandano un po' di. Ci mandano i loro soldi, paghino loro un tanto
sotto egida ONU e non NATO, tutta la NATO. La NATO sta dalla parte atlantica, no? Poi la NATO dovrebbe intervenire in caso di aggressione a uno dei paesi membri. Ora, per esempio, se venisse aggredita la Turchia, dovrebbe intervenire, tanto per rimanere nel casino geopolitico che si è creato adesso. Invece intervenga l'ONU, l'ONU della Cina, l'ONU della Russia, l'ONU del Brasile, l'ONU di questi paesi emergenti, ricchi, dove pare che siano finiti i soldi che non troviamo più a casa nostra, cazzo, ci mettono i soldi loro, intervenga loro. Perché tanto qui è la stessa storia araba, una storia araba molto bella dei tre tori. I tre tori che in questa storia affrontano il leone. Quando sono tutti e tre uniti, il leone non prova ad avvicinarsi per parlarne uno di loro, ma quando va a trattare un toro per volta, credendo di potere, ai danni di farsi una posizione in cui poi lui con quel leone ci andrà molto d'accordo, sai che fa il leone al toro che gli va a proporre questa cosa? Dice sì, non ti preoccupare, mandami prima tuo fratello che magna lui. Lui il toro nero, poi è la volta del toro grigio, poi quando rimane solo il toro bianco che crede di aver fatto amicizia con lui, uno si mangia pure a lui perché non ha più una possibilità di deterrenza. Quindi guarda, gli arabi tutto sommato sono una grande civiltà, una grande saggezza, che hanno già sperimentato nei secoli passati cosa vuol non solo il colonialismo, ma anche trovarsi in queste situazioni in cui proprio loro sono l'ombelico sensibile del mondo. Solo che per aiutarli non dobbiamo avere dei secondi fini come Sarkozy o Berlusconi. Cioè non è che dobbiamo andare lì perché ci dobbiamo pigliare il petrolio e Damoil. Non so se mi Certo. spiego. Ecco, abbiamo già accennato, Dimitri, hai già accennato all'Egitto, no? I rischi che ci sono, i movimenti Ah, islamisti, l'Egitto è un grande. e poi su questa grande frammentazione delle forze politiche che si stanno costituendo. Ecco, secondo te non c'è il rischio, c'è veramente la possibilità di questa islamizzazione dell'Egitto? Beh, soprattutto c'è la possibilità che a un regime se ne sostituisca un altro altrettanto illiberale, che naturalmente io non vorrei più parlare di islamizzazione, perché il problema non è, cioè se no noi in Italia siamo dei cattolicizzati, no. Loro, come noi, hanno il problema dei partiti che usano e sfruttano in maniera geopolitica la religione. Naturalmente lo sfruttano in una maniera anche più dura e intensa, no? Qua in Italia cercano di restringerti spazi di libertà dove è possibile. Là ti riescono anche a far mandare in giro col burka e a comprimere la tua libertà sessuale. Questo per ora non ci si riesce a farlo anche da parte dei partiti che si mettono i valori, no? Come Alfano, queste cose ci fanno ridere, queste stronzate, anche perché poi naturalmente i loro valori comprendono sempre il comandamento del non fornicare, ma mai quello del non rubare, non commettere altre falsa testimonianza, roba del genere. Leggevo prima un coso di memoria a proposito dell'Egitto, chi sono i candidati presidenziali? E sembra un po' quando fecero la cosa del Parlamento della Padania, cioè, oltre a Mohammed al-Baradei, al giudice egiziano Hisham al-Bastalisi, ci stanno un'altra ventina di persone, molti delle quali vengono dal mass media, proprietari di piccole TV private, giornalisti, volti televisivi, che hanno un'unica diciamo, certezza comune, che è quella che vogliono mostrarsi ostili a Israele e parlano tutti di rivedere il trattato di pace con Israele, che però mi pare una delle poche cose che l'Egitto deve stare molto attento a maneggiare, perché dinamita lo Stato puro. Se tu con un paese con cui hai fatto la pace, il trattato di pace vuol dire che ti ci rimetti in guerra. Io non so, intanto tutto l'Egitto non se lo potrebbe permettere né economicamente né militarmente. Sono tutte Certo. cose stupide, però loro usano questo trattato Israele come i candidati alle elezioni italiane hanno usato la questione dei Rom, per esempio, nelle ultime elezioni, cioè, oppure come il sindaco di Roma, i candidati hanno usato la stessa questione. La questione di purezza, la questione della relativa cartellizzazione, noi abbiamo visto questo importantissimo convegno dei che praticamente secondo me passerà alla storia come un supplemento di assemblea costituente, dove Napolitano la cosa più importante che ha detto non è quella che siamo umiliati per la condizione carceraria rispetto all'Europa,
ma che abbiamo dei politici schizofrenici, non poteva dire stronzi perché fa il Presidente della Repubblica, i quali con le loro leggi, soprattutto con la propaganda delle loro leggi, hanno creato questa situazione. Si è messo Fini con la legge sulla droga e Bossi Fini con la legge sugli immigrati. Ha creato ogni fattispecie di reato di moda, dallo stalking a qualunque altra cosa, tutto quanto con più domanda di carcere. E non ci si è resi conto che non si poteva mettere. Non so, in Germania sappiamo che una Carcere volta salva che. tutti, praticamente, sì. E Sì. la questione è proprio. La Adesso ci distanza. stiamo. Sì, ci Siamo dicevi? portati qua perché voglio dire una cosa, che i sistemi arabi, per questo dico, loro ci stanno pure superando da tutti i punti di vista, i sistemi arabi, trovo della società che ci sono adesso, le dittature, hanno utilizzato però dei metodi pratici che nella prassi erano simili a quelli delle democrazie reali come l'Italia e come alcune democrazie reali dell'Europa. Cioè, la differenza è che lì può venire repressa anche la libertà di stampa. Qui si prendono, non so, la libertà di farsi uno spinello piuttosto che altre. Si trova anche qui una maniera di controllo sociale fatta sulle stronzate. E attenzione che poi dopo, piano piano, cioè, qui non si possono reprimere gli odi. Però magari gli si può menare per strada e fare in maniera che non passi una legge che è un aggravante avere picchiato il futile motivo del suo che era omosessuale. Quindi noi siamo mediterranei, non siamo arabi ma siamo mediterranei, siamo al confine. A parte la Padania, no, volevo chiederti, Dimitri, quindi tu Ma ritieni. no, loro sono peggio. Scusa, non si è sentito, Dimitri, cosa hai detto? Dimitri? Dimitri? Ritengo? Non si è sentita l'ultima frase che hai Non ho detto? detto niente, sono io non ho sentito la domanda. Ah, ok, scusami, Eh? no. Lo stiamo perdendo. Lo sia Houston, lo Lo stiamo stiamo perdendo. perdendo, ho No, detto. no, perché non è molto buona la trasmissione oggi, quindi evidentemente Qual è ci. la domanda? Allora, la domanda era questa: rispetto alla Tunisia, Avanti. no? Si è svolto il congresso, il Consiglio generale, meglio dire, anzi, il Consiglio generale del Partito Radicale Non Violento, Transpartito e Transnazionale. Infatti è caduta la trasmissione con Dimitri. Dimitri, ci sei? Proviamo a ricontattare Dimitri. Abbiate un attimo di pazienza perché purtroppo si vedeva che aveva dei problemi di banda. Dimitri, vediamo se ritorna in linea, altrimenti eravamo arrivati quasi al termine della trasmissione. Un attimo di pazienza, verifichiamo questa cosa. Niente, Dimitri è sempre offline. Proviamo a chiamarlo. Niente, Dimitri è sempre offline, deve avere dei problemi con la DSL. Va bene, comunque io volevo fare una domanda a Dimitri riferita al Consiglio generale del Partito Radicale Non Violento, Transpartito e Transnazionale. Ecco Dimitri in linea. Vediamo se lo riusciamo a contattare. Ecco Dimitri, vedi che c'erano dei problemi di banda, ecco perché non ci sentivamo a vicenda. Mi senti adesso? Ora io sì, se voi sentite Ok, a me. adesso ti sentiamo. Perfetto, la domanda che ti stavo facendo era questa, era rivolta al Partito Radicale. C'è stato il Consiglio generale a Tunisi. Secondo te, in sede di Nazioni Unite, quale ruolo potrebbe svolgere il Partito Radicale proprio rispetto alle rivolte arabe, a quello che sta succedendo nel Maghreb, in Siria, eccetera? Cioè, quali leve potrebbe attivare? Beh, il Partito Radicale può attivare in Europa, purtroppo grazie al PD non ci sta più, come sappiamo, però all'ONU il Partito Radicale può svolgere ancora un importante, come si può dire, Ruolo.
un importante ruolo, tant'è vero che sono andati a parlare lì i principali e più savi leader dei partiti laici, ovviamente. La Tunisia si aspetta molto dall'Italia. Adesso noi no, non è che possiamo fare un aiuto globale a tutti quanti, perché sennò rischiamo di non fare niente per nessuno. Io Certo. direi di fare una cosa alla volta. In Libia abbiamo fatto già una cazzata e sarebbe bene andarsene, perché proprio questa cosa qui non funziona, veramente non funziona. Con la Tunisia abbiamo la possibilità di aprire grandi cose di partenariato economico e secondo me la Tunisia potrebbe essere il primo dei paesi del Maghreb che viene in Europa, magari anche insieme al Marocco stesso, visto i progressi che ha fatto e come in Marocco si sono sviluppate le istanze della popolazione. In Siria ci vorrebbe l'intervento dell'ONU vero e proprio, senza se e senza ma. Certo, va bene Dimitri, il tempo si è consumato, sono 19:59, io ti ringrazio per la tua partecipazione a questa rubrica che è sempre preziosa e importante per TV Radicale, ti saluto e l'appuntamento è alla prossima settimana. Un'ultima domanda ti faccio, cos'è previsto in settimana di evento importante sul fronte, sullo scenario medio orientale e nordafricano? Ma c'è sempre questo processo a Mubarak che però non so se è una cosa così importante, perché Mubarak un giorno sta in coma e un giorno si riprende, a seconda di come gli butta e anche lui è francamente molto italianizzato, a seconda di come gli butta il processo, un giorno piange e un giorno fotte. Certo. Ma penso che migliore conclusione non possa darsi. Grazie No, Dimitri. diciamo Sì. che si spera che questi paesi aprano un dibattito sulla pena di morte, perché se poi loro credono di chiudere i conti e di fare che a consuntivo queste rivolte arabe sono consistite solo nel giustiziare i vecchi leader, allora avrebbero veramente perso, diciamo. Benissimo Dimitri, ti ringraziamo nuovamente, ti salutiamo e ritorniamo nello studio. Finisce qui Rivolte Arabe dintorni, l'appuntamento con Dimitri Buffa è rimandato, quindi alla prossima, è rimandato. È...